Quasi 2.000 passeggeri dell'area disabilità, circa 1.500 professionisti e volontari, oltre 200 progetti realizzati. Questi sono solo alcuni dei numeri di Nave Italia, l'ONLUS fondata nel 2007 per volere della Marina Militare Italiana e dello Yacht Club Italiano. La fondazione organizza ogni anno progetti educativi e riabilitativi per promuovere lo sviluppo attraverso la vita in mare. 22 i progetti scelti per la campagna 2018 su 52 presentati. Arrivano da tutta Italia, ospedali, scuole, enti no profit del volontariato. Sono molto numerose nella Lombardia, per esempio, dove sono ben organizzati, molto meno qua nella regione di Salerno, quindi siamo venuti qui apposta per trovare volenterose persone che ci hanno molto aiutato, sono state molto capaci, perché ci sono sia a Ponte Cagnano Pagliano che qua a Salerno, ma anche a Napoli, anche la Fondazione Santo Bono per esempio. Sono cose importanti in cui questa terapia dell'avventura potrebbe funzionare bene su bambini che hanno forme di disabilità, disagio o di malattia cronica, che si avvantaggiano molto di un'avventura sul mare. 18 sinora le tappe, compreso Salerno, dove Nave Italia è stata visitata da tanti appassionati della vela e curiosi. I ragazzi in questo ambiente, che è un ambiente ristretto, raccolto, dove li rendiamo partecipi, loro sono parte dell'equipaggio, fanno tutto quello che facciamo noi. Loro fanno i servizi di corvée, quindi i servizi di preparazione per i pranzi, per le mense, e di pulizie. Loro lavano i ponti, a centro bisogna lavare, noi gli diamo delle regole, no? E li mettiamo in un contesto dove hanno delle regole ben precise, il posto di manovra alle vele, e poi facciamo parte dell'equipaggio, insomma. Sì, loro sono, io la prima cosa che gli dico quando arrivano a bordo è dopo il benvenuti, e voi adesso siete parte dell'equipaggio e lavorerete con noi e farete tutto quello che facciamo noi. Io sono il comandante, presento poi i miei assistenti, l'ufficiale di rotta, il comandante in seconda, il nostro uomo, il direttore, e gli dico: voi dovete fare quello che vi dico loro, perché noi siamo a bordo di una nave militare, abbiamo delle regole e rispettiamo queste regole. E appunto poi facciamo anche altre lezioni sui nodi, piuttosto che lezioni di astronomia o lezioni di navigazione, e ne vediamo i benefici appunto, come dicevo prima, quando torniamo in porto, perché i ragazzi fanno nuove amicizie che poi portano con loro e fanno un'esperienza unica che ricorderanno per il resto della loro vita e porteranno con loro. E poi abbiamo a bordo un equipaggio di militari professionisti che trasferiscono tutto il loro amore, tutta la loro conoscenza del mare a questi ragazzi.